Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare del bronzer ULA di Benefit. Allora, è il bronzer, dice di essere un bronzer per un contouring naturale. Vi faccio vedere la confezione prima di tutto perché è qualcosa di stupendo. Ok? Dove qui c'è lo specchietto. Poi dentro c'è anche il suo pennellino e poi ci sarebbe il prodotto. Pennellino che dobbiamo aprire subitissimissimo, un discorso a parte perché lo trovo di ottima fattura, cioè proprio ottimo. Oltretutto è abbastanza sottile, quindi si preleva il prodotto ed è perfetto per fare il contouring, cioè guardate. È proprio perfetto, ma comunque lo vedremo anche all'opera. Perché io sono così pazza da in questo periodo parlare di un bronzer? Perché un abbronzante, una terra in questo periodo dove tutto si è tranne che abbronzate? Perché questo non è un bronzer, è il bronzer per eccellenza e ve ne parlerò nel dettaglio per farvelo vedere. Comunque, prima di tutto, prezzo. 8 grammi di prodotto viene 38,90 euro, sto guardando, sul sito di Sephora. Perché ho detto che è il bronzer per eccellenza? Perché ha una tonalità opaca. Dunque, ULA è solo in questa tonalità, ma è stratificabile, quindi è un colore, e l'avete visto, adesso lo vediamo assieme con l'applicazione, è un colore che va bene sia d'inverno che d'estate. Su tutte le carnagioni perché è delicato, si vede, ma è delicato, non è di quelli che prelevi e non colora. Questo è molto pigmentato. Quindi con il pennello, se usate questo e basta, e poi lo applicate. Va benissimo per fare il contouring. In questo caso il pennello suo, secondo me, è perfetto. Poi magari se vogliamo sfumarlo un attimo con un pennello più largo. Come terra abbronzante su tutto il viso, quindi facendo il classico ED 3, magari in questo caso con un pennello più largo, no? Proprio con questo, oppure usiamo questo, lo applichiamo nei punti e poi lo sfumiamo con un pennello più largo. È super stratificabile e modulabile, e con un pennello più grande si desfuma, si sfuma anche con le dita e poi un colore opaco, quindi va benissimo per tutto, assolutamente, è sempre un risultato naturale. Anche come ombretto è davvero ottimo, anche come ombretto, provatelo in caso avete questo, oppure volete solo dare un tocco di colore. Make-up da tutti i giorni, base viso, in questo caso sì, ed è mascara con il dito, andiamo a colorare un attimo, più da quel leggero riflesso di colore, riflesso, leggero tocco di colore senza però risultare un colore, davvero ottimo, valido, super super valido, mi è piaciuto tanto, tant'è che sono stata così attenta e oltretutto scusatemi, ma la terra mi è durata tanto, il pennello lo lavavo tutti i giorni e guardate, cioè, non perde un pelo, quindi davvero buona buona qualità. Allora, usiamo questa terra della ULA Benefit, eccola qui, che specchio, e poi ha il suo pennellino, che però uso poco, devo ammettere. Allora, la terra è questa. Delicatissima, proprio delicata, e io normalmente la uso con questo pennello. Andiamo a scaldare solo una parte del viso che vi mostro la differenza. State a guardare. Vedete che la differenza si nota?
appena appena, ma si nota la differenza. Adesso andiamo a finire su tutto il viso. Ah, usiamo anche questo di pennello. Non mi piace, è scomodo. Comunque, è più per il contouring, vedete? Poi si va a sfumare. Finisco il trucco e ci vediamo. Ed eccoci. Allora, il pennellino, questo qui, io lo trovo perfetto per dare colore. Qui lo vedete bene. Qui lo vedete bene perché sono molto bianche. Poi si sfuma, guardate. Dunque, adesso vi avvicino. Questo è il trucco. Il colore è naturalissimo, ma noi vogliamo guardare, però si vede, vogliamo guardare durante la giornata che non vada a creare macchie di colore. E quindi vediamo. Ora sono le 11:38 di mattina. Sono diventata rossa, però vabbè. Allora, è passata tutta la giornata, sono le 19:39 e iniziamo a vedere come si è comportata il bronzer. Dunque, guardiamo, aspettate che vi appoggio così è più fermo. Ok, allora, il colore è quasi impercettibile, sì, un po' è andato via, sì. Magari adesso prendo una velina così ve lo mostro, aspettate. Ecco, allora, vediamo che se freghiamo un po' il colore si vede, però andando via è andato via in un modo uniforme, non ha creato macchie. Adesso vi avvicino bene, vedete, non ha creato macchie, non ha creato aloni, si è comportato bene. Il fatto che sia un colore così tenue e comunque stratificabile permette di durare tutta la giornata da quel leggero colore. Ma comunque, quando scompare durante la giornata, e oggi l'ho messo davvero alla prova, non si nota e questa è una cosa che ci piace. Non ha creato assolutamente nessun tipo di macchia. È una garanzia. Dunque, come si comporta sul viso, però abbiamo fatto un test per vederlo, ma provato. Ma io a questo punto del video, normalmente mentre parlo, mi viene in mente, ma ve l'ha mostrato sto prodotto o sono ore che faccio così e basta? Quindi qui. Anche perché in questo momento inizio a mettere inci e il voto. Ovvio, ne approfitto. Dunque, sul viso ho provato ad esempio in estate ed vedo che con il sudore non va a macchiare, quindi non fa l'effetto chiazze. E oltretutto io ho la pelle mista, tendente a grasso, quindi è vero, questa zona non è quella che si unge di più, però sì, durante il giorno si unge anche questa. Non ha mai macchiato perché ha un effetto che tende a svanire naturalmente nel corso della giornata, quindi dall'effetto contouring oppure baciata dal sole oppure dare un attimo di definizione, va a svanire in modo graduale, senza stacchi netti, senza lasciare macchie, senza fare problemi, insomma. Con la mia pelle ed oleosa ho notato che tende a lucidarsi tutta la zona, ovviamente si lucida. Come risolvere con questo prodotto? Tamponiamo l'eccesso di sebo, lo riapplichiamo ed è fatta. Oppure ne abbiamo ancora, vogliamo solo togliere un attimo la lucidità dal viso. Tamponiamo, sfumiamo, lo risfumiamo un attimo dove abbiamo tamponato e lui si risistema. Niente, io
Questo è un prodotto che davvero vi straconsiglio. Può piacere o non piacere, certamente, però sicuramente almeno una volta è da provare. A chi non lo consiglio? Direi a nessuno, se non a chi ha la carnagione molto scura, perché tipo un olivastro, perché è delicata e quindi va stratificata. Se dobbiamo andare a modularlo tanto, tanto, per applicarne tanti strati perché sia del colore adatto alla nostra carnagione, in questo caso è meglio provare un prodotto direttamente più scuro. Cioè, è inutile però si comporta davvero benissimo. È inutile se si applica bene, si stende bene, si sfuma bene, dura tanto. Non mi ricordo se profuma anche. Non profuma. E non riesco a trovare difetti dal prodotto, qualità del pennello, comodità di avere tutto in uno, pack in cartone, oltretutto neanche in plastica, sì, c'è della plastica in mezzo e poi c'è lo specchietto, però tutto valido. E niente, a questo punto io voglio sapere da voi se l'avete provato e come vi siete trovate. Io questo di sicuro a questo punto me l'avevano mandato, se non sbaglio, sì, me l'avevano mandato diversi prodotti, ma questo in inverno non sono una gran amante dei bronzer e credo che si veda proprio bianchissima, però è appena inizia il periodo con un po' di sole, primavera più che estate, proprio inizia primavera, lo compro anch'io perché questo mi è piaciuto davvero tanto e credo che valga il suo costo. E niente, fatemi sapere come siete trovate e se l'avete provato, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, mi interessa saperlo. Io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!